Che ci ha rovinato la festa già un paio di volte. A Esatto. noi eravamo giù assieme contro il Malaga, che eravamo lì e vincevamo 5-0. Siamo usciti con 0-0 e perso 2 punti praticamente. Anche se sono ultimi in classifica, anche se saranno in crisi, io starei molto attento. Perché Molto queste attento. squadre, Sergio, queste squadre hanno la virtù, diciamo, tra virgolette, di quando giocano contro il Barça a giocare la partita della vita, no? Esatto, c'è anche la situazione politica, è vero che giochiamo in casa, ma sai, giocare contro i catalani adesso e vincere è sempre bello, è sempre positivo, no? Per Certo, tutto certo. il resto della Spagna. Poi, sai, questi qua hanno un punto, due, non mi ricordo più, però, e sono ultimi in classifica. Però, sai, vincere magari sabato. Vincono 10 partite di fila, eh. Il giorno che Certo. si sbloccano, dopo incominciano a vincere. Bisogna sempre, no, di queste squadre piccole non sottovalutarle, non fidarsi, che dice, ah sì, vinciamo facile, perché non è così. Bisogna essere sempre concentrati, attenti, perché se no. Esatto. Se pensiamo che il Real Madrid ha già perso qualche punto contro squadre inferiori, bisogna fare Certo, bravo. sempre attenzione. Va bene, va bene, va Se ne ha bene. persi il Real Madrid non è che mi interessa più di quel tanto, però sai, non voglio fare la stessa fine, Ma no? assolutamente, no, no, hai perfettamente ragione. Va bene, Sergio Leonetti, grazie di essere stato come al solito con noi e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. E niente, incrociamo le dita, speriamo questo grande cammino che abbiamo cominciato quest'inizio stagione e poi già la settimana prossima possiamo raccontare ai nostri ascoltatori il programma dell'incontro che ci sarà il 4 e il Esatto. 5 novembre a Barcellona delle Pegne di lingua italiana con anche i nostri amici catalani. Esatto, perché magari gli ascoltatori non lo sanno, ma noi ci sentiamo quasi quotidianamente Esattamente. ultimamente proprio per organizzare una giornata, una giornata, il pranzo e sì, praticamente la giornata assieme. Certo. Praticamente la giornata assieme. Va bene, Ecco. va bene. Sergio, E buonanotte. come sempre saluti Buonanotte. alla Lionessa Giulia, che abbiamo avuto l'opportunità di Esattamente, conoscerla. esattamente. Così È che. stato, dico l'ultima cosa, Massimiliano, gliel'ho già detto 1000 volte, è stato bellissimo quel weekend, molto piacevole e l'accoglienza italiana-romana è stata ottimale, vi ringraziamo tanto. Grazie a te Sergio che sei Grazie a te. venuto a rappresentare la Vegna del Ticino, ma da amico, insomma, siamo stati felici che sei venuto, punto e basta, insomma, ecco. Grazie Sergio, un abbraccio, buonanotte. mille. Ciao Ciao carissimi, Sergio, un buonanotte, ci abbraccione. sentiamo. Ciao, 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 ciao. Sì, ciao cari, ciao ciao. Bene Alberto, andiamo in conclusione a Siamo mezzanotte. È stata all'igoccioli. una puntata molto, molto forte. Grazie Movimentata, a Narcés grazie a Narciso. Palars, l'addetto stampa del governo catalano in Italia. Insomma, abbiamo parlato anche dell'attualità. Ci sembrava doveroso. Abbiamo parlato del Per Barça, forza. come sempre. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a giovedì prossimo, ore 21, 21:15, su RadioRomaFutura.it. È una nuova puntata di Radio Barça Italia, sperando, incrociando le dita, che vinciamo sabato col Malaga, perché io ho molta paura di questa partita, eh? Ok, Ok. io penso che vinciamo, però come dico sempre bisogna stare concentrati e attenti perché queste squadrette non Esattamente. perdonano. E speriamo che il genio della lampada e il Charrua facciano altri 4 gol a ciascuno, dai. Speriamo. Speriamo. Va bene, grazie appunto a chi è stato con noi. Potete riascoltare ovviamente il podcast su RadioRomaFutura.it oppure su Spreaker.com cercando Radio Roma Futura e poi Radio Barça Italia, sulla pagina Facebook della Peña Blaugrana Roma, sulla pagina Facebook Radio Barça Italia, su Twitter @ Blaugrana Roma, su Twitter @ Radio Barca Ita. Per scrivere alla Peña Blaugrana Roma, Peña Blaugrana Roma @gmail.com oppure sul sito internet che tra poco sarà molto più bello di quello che vedete adesso, peñablaugranaroma.it.
Abbiamo detto tutto, Alberto. Esatto. Arrivederci a giovedì prossimo e grazie a chi è stato con noi, da Narcis Palarz, a Albert Pereira Puig, a Francesco Bonacura e Giuseppe Desiderio, Sergio Lonetti, Alberto Molinori e Massimo Organte qui in studio. Vi auguro una buona notte. Arrivederci alla settimana prossima. Visca il Barça, visca Catalogna, visca la Peña di Roma. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti. És un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord. Una bandera ens agirema. I s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà torçar. Blaugrana el vent, un crit valent, tenim un nom, el sap tothom. Puta madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Messi.
Messi, immense Messi, ancora Messi, incredibile, non mi puoi immaginare, non mi puoi immaginare, non ho mai visto, non ho mai visto, incredibile, che ne...